Credo fosse il 1983 la prima volta che ho iniziato ad ascoltare Radio Antenna 1, Rock Station come si chiamava all'epoca, e credo di poter affermare senza ombra di dubbio che mi ha cambiato la vita, nel senso che in quegli anni era l'unica emittente per Modena e dintorni che trasmetteva un certo tipo di musica, e che non era soltanto musica, ma che era un'esperienza totale, che riguardava quindi tutto il mondo della controcultura, e soprattutto offriva un altro modo, diciamo per persone magari semplicemente che amavano una musica, chiamiamola diversa, oppure per persone chiamiamole un po' strane. Io tranquillamente mi definisco all'epoca come un adolescente disadattato che si è salvato grazie al disegno e grazie anche alla musica. Questa musica me l'ha portata per la prima volta alla radio, quindi le sono molto grato, proprio perché ha contribuito a darmi questa consapevolezza che è possibile pensare, vivere in maniera diversa rispetto al mainstream, chiamiamolo così, al modo ufficiale. Poi sì, quindi è stato naturale a un certo punto conoscere certe persone della radio, come alcuni purtroppo non ci sono più, come Stefano Nuccetti, come Claudio Pellucchiari, con cui ero amico, Max, mi ricordo al Mascotte una sera, non so perché, venne invitato a fare una specie di intervento, disegnavo su una specie di tavoletta grafica che veniva proiettata sullo schermo mentre Max metteva sui dischi, insomma. Era una cosa veramente a bassa risoluzione, e pensandoci oggi mi viene veramente da sorridere con molta, così, mi fa molta dolcezza pensare a questa cosa. E poi sì, avevo fatto alcune locandine per alcuni episodi, poi le famose tre seconde, credo, copertina di Rockerilla, dove mi ero inventato un po' questa storia abbastanza ridicola dei Fantastici 4 che andavano al Mascotte, insomma. Si andava sì per ballare, sì per ascoltare i concerti, ma soprattutto per condividere questa esperienza esistenziale, cioè tu eri strano, eri diverso, eri disadattato, eri magari semplicemente incuriosito da cose che non passavano nelle radio principali, nelle TV principali. Dove andavi? Andavi nei locali di Antenna 1, oppure ascoltavi la musica della radio. Nei locali di Antenna 1 ci andavi anche per sostenere la radio, perché avevi la consapevolezza che era una radio senza pubblicità, e quindi la sostenevi come tuttora, tra l'altro. Infatti Antenna 1 riesco ad ascoltarla perché a tutt'oggi, perché non ha pubblicità, sennò obiettivamente non ce la farei. Come ha detto Ferretti nell'altra intervista, Antenna 1 era la radio. Beh, sono felice che la radio ci sia ancora. È chiaro che la radio fa ascoltare molte novità, e di questo le sono grato, perché in questo modo mi tengo aggiornato. E quindi credo che abbia avuto uno sviluppo naturale che non ha modificato le sue origini, le sue radici, per cui siamo alla terza o quarta generazione in fondo di DJ, quindi questa è una cosa molto bella. Ho allargato molto lo spettro dell'ascolto rispetto all'epoca, anche perché all'epoca si era ingenuamente folli e settari. Cioè c'erano i punk contro i mod contro i metal contro i dark, tutti volevano picchiare i dark. Sai, c'è un rapporto strano con il tempo, perché il tempo non esiste, è una creazione mentale, e comunque i ricordi possono essere anche alterati dalla tua mente, per cui io ho dei ricordi, però andrebbero verificati. Cioè, io mi ricordo il concerto dei Sex Gun Children al Pacco. Però chiediamola a Barbara Lodi se è vero, potrei magari esserlo inventato. Mi ricordo senz'altro gli Opposition, bellissimo concerto al Pacco, con Steppo che andava sul palco a gridare Opposition, Opposition.
Sean per richiamare il gruppo per fare il bis. E poi vabbè, mi ricordo ovviamente il concerto dei Cicci Spiuffi e degli Ella Ninja. Non so se era organizzato dalla radio a Vignola, dove ci fu una mega rissa colossale perché c'erano degli skinhead venuti dal Veneto e quindi si lanciarono le panche e fu molto punk quel concerto. E poi in tempi relativamente più recenti al Mascotte ricordo un concerto di Spaceman Free dove non venne nessuno perché c'era una finale di calcio, direi, di un campionato del mondo di calcio, per cui venne pochissima gente per questo lontano. Cioè, rispetto ai ricordi ho un rapporto molto sereno, non sono nostalgico, nel senso che passato è passato e ha contribuito a creare il presente. Quello che esiste è soltanto il presente, il futuro non lo conosciamo. Il passato vissuto in questo modo è una grandissima risorsa perché è quello su cui noi siamo cresciuti. Quindi alcuni dicono addirittura che il passato non è alla spalla, è davanti a noi, perché noi camminiamo all'indietro e le cose vissute si allontanano sempre di più, quindi le vediamo sempre più da lontano. Il futuro è dietro perché non lo conosciamo, siamo degli aragosti praticamente. E quindi ho più che ricordi, che magari la parola ricordo è più legata al concetto di nostalgia o di malinconia, ho delle bellissime sensazioni legate alla radio. Ecco, la malinconia magari cresce pensando alle persone che sono scomparse, questo sì, però anche lì è mitigato poi dalle cose belle che queste persone hanno lasciato. E certo, se ti capita di riascoltare una vecchia registrazione di Steppo quando faceva le cose con Claudio con gli occhiali o queste sigle demenziali, ti viene il magone, chiaro. Però lo vivo con molta serenità tutto questo. E peraltro c'erano queste genialità all'interno della radio, spesso non completamente espresse. Cioè, se pensi al talento di uno come Max o a questa comicità innata, un po' surreale, di Claudio o di Steppo, a me fece venire in mente, non so, il cabaret di Iannacci o di Cocchi e Renato. Cioè, era una potenzialità che se fosse uscita forse dai confini dell'underground avrebbe potuto svilupparsi in altra maniera, ma è andata così e io comunque mi sono maturato.